La Quaresima è ricca di significati per la vita della Chiesa e dei singoli cristiani. Ci aiuta a capirne ancora meglio il significato, Padre Ernesto Della Corte, che ritroviamo in conversazioni bibliche. Buona Pasqua della settimana, si può, sì? Sì, possiamo dirlo, buona Pasqua della settimana a te e a tutti i nostri amici e alle nostre amiche, perché il tempo di Quaresima ha proprio lo scopo di preparare la Pasqua, mediante un grande ricordo, il battesimo che ci ha fatti figli di Dio e la riconciliazione. E quindi già abbiamo iniziato noi col mercoledì delle ceneri, questo tempo di 40 giorni, fino alla messa in Cena Domini del giovedì santo, come lo chiamiamo noi. La Quaresima è nata proprio per questo motivo. Ci si preparava all'inizio, cioè per pochi giorni, poi pian piano direi si è sviluppata la Quaresima come un tempo 40, 40 è un giorno, sono giorni importanti, i 40 giorni di Gesù nel deserto, i 40 giorni di Mosè, due volte 40 giorni quando Mosè va sul Monte Sinai a ricevere la legge, i 40 anni della peregrinazione. Insomma, è un tempo 40. Direi che è il tempo marcato da Dio e quindi si è sviluppata la Quaresima per prepararsi a quello che è il cuore, direi, di tutto l'anno liturgico. Perché la Quaresima ha una spiritualità caratterizzata non solo come pensa la gente dalla penitenza, ma soprattutto da un più attento e prolungato ascolto della parola di Dio. Perché è la parola di Dio che illumina e ci aiuta a conoscere quello che è la fragilità di ognuno di noi, soprattutto quel peccato che infrange e distrugge a volte la bellezza di quello che Dio ha fatto. Ecco perché già dal mercoledì delle ceneri noi abbiamo iniziato con quei tre grandi filoni che il Signore ci dà, il digiuno, la preghiera e la carità, potremmo dire, la disponibilità verso gli altri. Un digiuno che significa non soltanto astenersi dal cibo, ma soprattutto astenersi da una cattiva volontà. La preghiera per dire che dobbiamo lasciare più spazio a Dio, la disponibilità a cercare la sua volontà e poi l'amore, perché non c'è mai vera conversione se non c'è la conversione, direi, all'amore di Dio. Ecco perché anche la pastorale di questi giorni è necessario valorizzare non solo i riti, le preghiere, ma direi anche la vicinanza alle persone, stimolare le iniziative di condivisione con i fratelli più piccoli e più deboli, e farlo soprattutto non solo a livello personale, ma a livello, direi, comunitario. Teniamo conto che in questa domenica noi leggiamo, dopo il mercoledì delle ceneri, questi primi giorni, noi leggiamo dei testi estremamente interessanti. Ad esempio, leggiamo il testo del Genesi 9, la famosa alleanza con Noè, questa bellissima pagina che ci ricorda come dopo il diluvio Dio dà un segno meraviglioso, l'arcobaleno, i sette grandi colori. Che significa questo brano all'inizio della Quaresima? Vuole ricordarci qualcosa di importante, cioè ciò che l'uomo ha distrutto col suo peccato viene ripreso dalla giustizia di Dio. Dio deve ristabilire questa sua giustizia, cioè questo buon rapporto con lui. E l'arcobaleno è il segno non solo della bellezza, l'arcobaleno nella Bibbia è segno della pace, è il segno della bellezza della restaurazione piena e della bellezza primitiva che avviene proprio attraverso il Cristo. Cristo è il nostro arcobaleno, perché Dio è colore. Dio è in Gesù Cristo la presenza di questo colore, che nella carne di Cristo, come dice il nostro grande Pietro nella sua prima lettera, ha distrutto quella carne in Cristo perché diventi segno di pace. Noi ci cibiamo della parola che è Cristo e della sua carne, quindi dobbiamo rivivere con fiducia questa redenzione. Ecco perché è interessante, in questo giorno noi leggiamo la pagina famosa della tentazione nel deserto. Marco non ci ricorda in realtà come gli altri le tre tentazioni, ma ce ne ricorda praticamente uno stato di prova. Ma quello che colpisce è che subito dopo il battesimo, Marco ci dice che subito lo Spirito caccia Gesù verso il deserto. È molto forte questo verbo. Come Gesù scaccia i demoni, qui c'è lo Spirito che dopo essere sceso in Gesù, dice Marco, eis auton, verso di lui e dentro di lui, lo Spirito lo porta nel deserto. È come se
questo compagno inseparabile di Gesù, come dice Basilio, lo porti, lo conduca nel deserto, perché il deserto è il luogo che rappresenta tante cose. Il deserto ci ricorda Bet El, la casa di Dio, l'esperienza di Giacobbe, il deserto della pellegrinazione del popolo. Il deserto ci ricorda il luogo dell'amore, come dice il bellissimo brano di Osea, ti condurrò nel deserto e parlerò al tuo cuore. Quindi sono testi veramente notevoli, sono testi che ci aiutano a capire la bellezza di quello che il Signore vuole fare. Il deserto è proprio il luogo anche del perdono, perché nel giorno dell'espiazione, dopo aver imposto le mani sul capro, il sommo sacerdote lo porta, lo fa disperdere nel deserto. Il capro espiatorio che porta su di sé le colpe di tutto un popolo. Insomma, il deserto è un luogo effettivamente ricco di tantissimi significati. Lo spirito lo porta nel deserto perché lì nel deserto viene preparato ogni cosa, è l'esperienza anche della separazione in un certo senso. Cristo si separa dal consesso umano per maggiormente unirsi. Un grande monaco, Evagrio Pontico, diceva che il monaco, proprio perché è separato da tutti, è unito a tutti. L'abbiamo visto che Gesù nelle settimane scorse, al mattino presto, che cosa faceva? Si ritirava in un luogo solo a pregare. Il deserto rappresenta proprio questo ritornare alla fonte del pensiero che avviene quando noi ci mettiamo in ascolto della parola di Dio. Per cui questo testo davvero ci vuol far capire che la vita deve essere una illuminazione continua. Andare di deserto in deserto, potremmo dire nel nostro linguaggio di ritiro in ritiro, no? L'ultimo ritiro sarà la morte, e al di là della morte ci aspetta, ecco, la preparazione alla Pasqua, l'esperienza della illuminazione che nasce nel deserto, ma poi continua nella Pasqua. E Gesù per questi 40 giorni viene messo alla prova. Egli era nel deserto, abitava nel deserto per 40 giorni. 40 giorni sono il tempo più lungo che Marco ci ricorda. E qui nel deserto c'è lo Spirito presente con Gesù e viene messo alla prova da Satana, dal tentatore. Gesù non fallisce la prova come l'ha fallita Israele, come l'hanno fallita gli uomini, anzi, lui resterà fedele per tutta la sua vita. Ecco perché Marco non racconta le tre tentazioni, ma dice che tutta la vita di Gesù è stato un essere messo alla prova. Lui si è ritirato nel deserto, ma tutta la sua vita è stato un deserto, un momento in cui ha dovuto superare continuamente la prova. Ed è in compagnia, dice Marco, delle bestie selvatiche e degli angeli. Notate, sono due estremi, secondo la Bibbia, no? Le bestie selvatiche raccontano l'infraumano, ciò che è sotto l'umano, gli angeli ciò che è sovraumano. E Cristo sta al centro. Cristo sta al centro di tutto questo mondo creato, quasi a dire l'Evangelista che Gesù, servito dagli angeli, ci ricorda in realtà che tutta la creazione viene ristabilita in equilibrio proprio da lui. C'è un'alleanza di pace, direbbe Ezechiele, quando parla che tutto il creato, le bestie selvatiche, sono davvero in continua comunione. È la meraviglia anche della vita monastica. Spesso nei monaci abitavano con fiere e con serpenti li ammanzivano, quasi a voler dire quando arriva Cristo tutta la creazione in un certo senso ritorna all'unità. Ecco perché per Marco, per questo evangelista, i giorni trascorsi da Gesù sono quel 40, ma che indica un po' tutta la sua vita. Perché pieno di Spirito Santo, vittorioso sul male, Gesù si fa avanti e comincerà poi la sua predicazione. Il regno dei cieli si è fatto più vicino, lui viene a predicare il Vangelo di Dio, cioè lui è il Vangelo di Dio, lui è la buona notizia, e a noi ci viene chiesto di convertirci e di credere al Vangelo, cioè tutto va fatto a partire dal Vangelo. Ecco perché questa pagina dovrebbe oggi ricordarci, in questa prima grande tappa della Quaresima, di porre in Dio, in Gesù, il nostro volere, il nostro operare. Lui ristabilisce
la bellezza dentro di noi e dovremmo meditare questo peccato che in un certo senso distrugge anche il creato, le creature, perché dovremmo prendere coscienza ognuno per se stesso che dobbiamo lasciare che la grazia di Dio converta, cambi la nostra mentalità perché Cristo sia davvero il punto di luce della nostra vita. Ma questo sarà il Vangelo della seconda domenica. Perfetto, possiamo dire un tempo di deserto gioioso, di silenzio vitale, di solitudine rivolta alla conversione per seguire Gesù. Certamente non è la gioia di tanto, è una gioia pacata che nasce dalla constatazione del proprio peccato, ma certamente c'è un anelito verso quella pienezza della Pasqua. Non dimentichiamo che è la Pasqua a comandare tutto l'anno liturgico. Dunque, anche il piangere sul nostro peccato non deve mai significare un fermarsi sul nostro peccato. Guai se facessimo un'operazione del genere. Noi siamo frutto della misericordia di Dio e dobbiamo sempre ripartire dalla misericordia di Dio. Per una vita nuova guidata dallo Spirito. Grazie Padre Ernesto per Grazie a aver voi, buona Pasqua, buona Pasqua della cominciato con settimana. noi. Grazie a te, buona Pasqua della settimana. Shalom. Shalom.